Allora, partiamo dalle notizie positive: la zona di recessione resta a quota 5 punti di distanza, però forse un pareggio a mano. Sì, sicuramente, perché oggi era una partita da vincere, anche per la partita che abbiamo fatto con degli errori, però credo che abbiamo avuto tante occasioni per poter portare a casa i 3 punti, quindi c'è tanta amarezza da parte nostra, perché una vittoria oggi ci avrebbe, visto tutti gli altri pareggi, ci avrebbe, diciamo, allontanato ancora di più dalla zona di retrocessione. Cosa è successo in quegli 8 minuti nel secondo tempo? Quello è stato forse un po' il neo della partita, perché siamo rientrati, siamo stati un po' troppo attendisti e ci siamo ritrovati senza neanche accorgere sotto di 2 gol. Questo poi, diciamo, lì abbiamo compromesso un po' tutto. Siamo stati bravi comunque a riportarla in parità, e poi credo dopo abbiamo avuto tantissime palle tra ragazzi per portare a casa la vittoria, ma non siamo riusciti a ributtarla dentro. Mi spiace, perché ripeto, oggi è una partita da vincere, però pensiamo, diciamo, a quello di buono che abbiamo fatto, cercare di migliorare quello che non abbiamo fatto bene, e voltiamo subito pagina e pensiamo alla Lazio. Comincia a esserci un po' di paura, visto appunto l'occasione persa oggi? No, paura no, assolutamente, perché noi siamo pronti a fare questo finale di stagione per quello che sono un po' i nostri obiettivi, cioè da lottare per la salvezza. Siamo pronti al nostro obiettivo e lottiamo insieme alle altre squadre, non c'è nessun problema mentale da parte nostra, dobbiamo solo cercare di eliminare quei difetti che magari ci costano le partite. Oggi abbiamo ripresa, però insomma un attimino più di attenzione da parte nostra ci poteva essere. Allo stesso tempo portiamo via di buono il fatto di aver recuperato la partita, aver cercato di vincerla fino alla fine. Abbiamo avuto anche l'occasione per poterlo fare, però non ci siamo riusciti.